الضابط الخليقة بأسرها بقبضة اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضة اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضة الذي هو بجوهره غير ملموس. Da Corso Tupoli a Casa Professa, qua arriva prima e si confessa. E chissà che è una grande bottiglia, che diventa la poesia. Ci trovi gente rispettosa, fa clientela per tutti. Ci ho sai da dentro del mercato, trovo verso il bassato. E chi ci è badarò, ogni si può risparmiare un po'. Poi vedo anche il tuo comandore, che è un gran simpatico. E se passo davanti alla pescheria, vedo la chita che balla lì. Che davvero non manca niente per lo cliente più esigente. Buona spesata, buona mangiata, alla prossima mangiata. Viva, viva Ballarò, tutta la gente in coro, cantò! الذي أمطر للشعب منان في القاف أموري أموري Amore! Ciao! Luce dei miei occhi! Pronto il pranzo? Giona, ho premura, devo uscire con gli amici. Come sempre del resto, non ci sei mai per la nostra vita e per noi. Mi sono stancata, adesso basta! Ma cosa stai dicendo? Io vi amo, siete tutto per me, siete la cosa più bella che ho. Non mi incanti più con le tue parole, adesso basta, te ne devi andare! Dalla mia vita e di quella di Filippo! È quello che vuoi? Sì, quello che voglio! Contenta tu, contenti tutti. Infatti. Tieni pure la casa, ma non mi toccare Filippo. No, non mi interessa. Tu adesso te ne vai, mi tengo la casa e Filippo. Vattene! Va bene. Domani vado a prevenire le mie cose. Ciao. Ciao. Ah, finalmente mi rispondi. Buongiorno. Guarda, io sono in villa, ti sto aspettando. Sono stufa di tante chiamate. Cosa voglio? Ma cerca di prepararti subito e venire, ok? Fai in fretta però. Ok, ok, amore. Filippo! Ci siamo! Sei tu. Buongiorno, ma che cosa... Mamma, ma che cosa ci fai qui? Ma perché non va a letto di prima mattina? No, vieni qua, Filippo, ti devo parlare un attimo, vieni qui. Sentiamo cosa mi deve dire, qua sono. Allora, tutto bene. Filippo, che cosa mi stai combinando? Ma in che senso? Cosa ti devo combinare?
Ascolta, Filippo, io lo so che senti tanto la mancanza di tuo padre e mi dispiace, ma non ce la facevo più, lo sai che non ce la facevo più. Mamma, tu hai ragione. Però capisci e comprendi anche che significa crescere senza un padre nei momenti più delicati e importanti della vita. Lo so. Adesso vuoi dirmi dove sei stato anche questa notte? Ascoltami, Filippo, tu sei un bravo ragazzo. Sei diplomato, sei anche di buona famiglia. Perché lo sai che mio padre era una persona importante? Perché fai queste cose? Perché? Già parla di prima mattina con la vedemmi che vuole spiegazione. Ti ci metti anche tu, io sto andando, per favore, oh! Per favore, per favore! Ma che sto andando, ma che sto andando? Prima mattina, buongiorno, amore mio bella. Ma mi prendi in giro? E perché dovevi prenderti in giro? Dove è stato questa notte, eh? A Piazza Maggiore con tutti gli altri, al solito. A Piazza Maggiore con tutti gli altri, io lo so tu lì cosa vai a fare. Ti fumi gli spinelli, ti stanno fumando il cervello. Ma mi sono fatto la messina per fidanzata io. Tu non capisci più niente. A me trascuri. Ok, facciamo una cosa, io mi godo la vita e tu muori da solo. Io non ti voglio vedere più. Buongiorno ragazzi. E tu che ci fai? Guarda, non mi piace. Perché? Sono preoccupata. Lui non capisce che non ha spinello, può passare ad altro. Ho bisogno di voi. Ma che vita, ma che devi fare? Ma che tanto non fa niente. Ecco perché non sto più con voi. Voi siete uguali a lui. Ditemi a questo amico Filippo che io non lo voglio più vedere. E chi è ora? Oh, Matteo. Matteo, pronto, dimmi tutto! Ragazzi della strada! Dimmi! Ci siamo! È venuta Paola all'American Pizza! Voglia di spaccare ancora! E che ti ha detto? Non siamo team, zio non è ancora. Non mi vuole vedere più! Ragazzi della strada, siamo là! Non mi vuole vedere più! Ma non mi dici niente di nuovo, vedi che ci sono visti alla villa e già me l'ha detto anche a me che non mi vuole vedere. Facciamo una cosa, io vendo a Francesco. Vendo a Francesco e ci vediamo come al solito a Piazza Maggiore. Il tempo che compie il pollo buono come al solito. È una specialità della casa che oggi vi porto io, che poi ti faccio vedere, sorpresa. E ci vediamo. Ok, a dopo, ciao a te, ciao. Ma se siamo in quei marura, tu dai stare sulla cura, chi so tempo la madura, può passare uguale. Vado sempre a 100 all'ora, il mio fantino è primo, scommesse per la strada, tutti in capo motorino. Inizia a galoppare, minchia sono finito, arrivano gli sbirri e tutto è già sparito. Lasciami andare, che c'ho il blocco a posto, sta pure un finale, c'è posto di blocco. Sfondiamo a cavallo. Bello! Da faccio il suo motore nuovo. Ti piace? Però sta scritto Angelo. Non ti preoccupare che Angelo sparisce, gli angeli stanno in paradiso. Devo fare divertire gli amici miei. Ebbene. Ti do una cosa che ti fa spaccare, uscire via. Dai. Cioè dobbiamo andare subito, non altro, subito. Tra l'altro ci aspettano là. Ci aspettano pure là, no, ci svegliamo subito. Speriamo com'è, speriamo che è buona sera. La carità non sembra troppa buona. Era un menù. Gaeta, vai a bere le salpone. Va bene, Gaetano! Ciao Gaetano! Oh, appena non è buona, eh! Non mi sa bene come mette la zappa. Ciao Gaetano! Ti saluto Gaetano! Ti sentiamo! Ciao, ciao! Ci
c'ho una voglia di spaccare ancora questa vita. Noi siamo team, zio non è ancora finita. Ragazzi della strada, siamo la lama di una spada. Col casino nella testa ti teniamo a bada. Diamo morse a questa vita come Tyson. Inizia già a tremare, Parkinson. Non c'è denaro che mi basta. Frate non ho banco ma te levo dalla cassa. Massacriamo sempre tutti e non diciamo stop. Tu hai perso tutti i cash, money drop. Collezioniamo erbe e siamo sempre al top. Aggiornami sto business, hot stop. Ma te siamo e poi la rura. Tu vai stare sulla cura. Chi so che è ancora malura. Gioca a fare. Ma te siamo e poi la rura. Tu vai stare sulla cura. Chi so che è ancora malura. Tanti bei bambini. Tranquilli, tranquilli. Tranquilla, cerchiamo a Gianna. Ecco, c'è suo figlio, dai, fammi questo. C'è il napoletano, lui suo figlio, eh. Suo figlio, dai. Me lo chiami a papà, per favore. Stanno lavorando. Chiamami a papà che io devo andare pure. Chiamami a papà. E per la chiamare, è una cosa urgente che io devo fare. Forse un domani te lo spiego che lavoro fa. Ma la chiamo, non ci pensare che lavoro fa. Dai. Almeno Gennaro sei. Piacere Gennaro, mi posso presentare, per me è un onore essere qui oggi. Piacere Felipe. Ma vuoi essere? Francia, ci hanno detto che qua tieni la roba buona. E se noi ci dobbiamo divertire con degli amici, oh. E tieni soldi. Soldi ci sono. Facci vedere la roba e vediamo come ci possiamo mettere d'accordo. È giusto. La bambina sta giocando, la bambina. Ah, la bambina gioca, sì, no? Sì, gioca. Il bambino, no? C'è poca. Ascolta, fammi passaggiare e vediamo come. Fammi vedere una cosa bella. Ecco. Guarda. Ragazzi, ci siamo. Vabbè. Okay. I soldi te li do dopo. Vediamo come. C'è una voglia di spaccare ancora questa vita. Noi siamo team, zio non è ancora finita. Ragazzi della strada, siamo la lama di una strada. Un casino nella testa, ti teniamo a bada. Abbiamo mosso questa vita con Tyson. Inizia già a tremare, Parkinson. Non c'è denaro, che non mi basta. Questa è quella fine che fanno chi non passa. Ma non paga per questa fine! Mamma! E i soldi te li do domani! Frate, adesso! Ti sta dicendo che ti do domani! Te li do domani! Se ti dico che te li do domani! Faglio! Secondo me! Oh! Faglio! Oh! Secondo me! Povero me! Povero me! Oh! Calma! Allora! Mamma! Che? Ammazza tu non ne puoi cagare! C'ha sparare io! Sparci! Io le mani però non me le sono sporcate! Io non mi sposto, non c'ho una carrozza, c'ho una monoposto. Vado a fare un giro, torno tra mezz'ora. Tu lo sai compà che non c'è storia. Abbiamo soldi sporchi, questa è bella vita. Mi raccomando scappa, festa finita. Non mi provocare, non mi imitare. Mi basta poco per mandarti all'ospedale. Siamo qua in Arura, siete tutti in nomirino. Tu dei guai da nostra vita, sogno un clandestino. Vieni a levare, oh! Piccio, qua siamo! Ora non ti mettiamo, basta! Ora non ti mettiamo!
amo! C'ho una voglia di spaccare ancora questa vita. Noi siamo i King, zio non è ancora finita. Ragazzi della strada, siamo la lama di una spada. Col casino nella testa ti teniamo a bada. Diamo morsi a questa vita come Tyson. Tu inizi a già tremare, Parkinson. Non c'è denaro che mi basta. Frate non ho banco ma prelevo dalla cassa. Massacriamo sempre tutti e non diciamo stop. Tu hai perso tutti i cash, money drop. Collezioniamo erbe, siamo sempre al top. Aggiornami sto business, hotspot. Ma te siamo i tuoi narura. Tu dai stare sulla cura. Chi so tempo ora malura. Tocca fare. Ma te siamo i tuoi narura. Non sgarda mai. Io lo so, non sgarra mai. Arrivano gli sbirri e tutto è già sparito. Lasciami andare, che c'ho il blocco a posto. Sta con un frenare, c'è posto di blocco. Suoniamo a cavallo, io non mi sposto. Non c'ho una carrozza, c'ho una monoposto. Matte, e ora c'è la specialità che ti parlavo io al telefono. Lo sai compà, che non c'è storia. Ora c'è la specialità. Non so di sporchi questa bella vita. Mi raccomando scarpa, questa finita. Allora, Fili, è questa specialità che mi dicevi anche al telefono, la specialità della casa? Che cosa si tratta? Vengo. Ora vedi che cosa mi ha portato. Capisci, Fili? Oh. La roba dei ricchi. Ti do una cinquantina per trovare. E per tutti quelli come noi, ragazzi della strada. Matta, a talono. Vado a fare un giro, torno tra mezz'ora. Tu lo sai compà, che non c'è storia. Abbiamo soldi sporchi. Oh, va. Mi raccomando scappa, festa finita. Ah, non mi provocare, non mi imitare. Mi basta poco per mandarti all'ospedale. Tom Coipo! Esa! Vai figlio pazzo! Alla grande! Vai Ciccio! Io oramai sono così, ma voi perché sciupate la vita così? Zitta dai stare, zitta! Se parola sempre non andrà ne vedo! Abbruciate! Mammina! Mammina, mammina mitico! Mammina! Mammina, perché non parli? Che ci fu? Gira voce nel quartiere che ti droghi e che frequenti cattive compagnie, è vero? Tranquilla, tranquilla, ma rilassa, ti può essere mai, tranquillita. Può essere mai che mi gioco, brutta compagnia. Stai, anzi, vai a letto, vatti a riposare. Devo credere. Sì, sì, mi devi credere, mi devi credere, certo, certo. Ti voglio bene, cuore mio.
calmate fratello, perché sei sempre sballato? Poi ti spiego. Fratello, poi ti spiego, lo dico sempre, guarda qua, nella vita, chica bonita, dimmi che bisogno. Per adesso non è il momento, mi sai dire dove genere il napoletano? Allora, tu cammini di qua diritto, arrivi fino a via Candelaria, cammina fino al fondo e lo trovi. Grazie. Fratello, lo sai, quando hai bisogno, ti trovi. Bravo, io. Buonasera, Piccio, Gennaro. A chiamo. Il numero 88. Va per caso, no? Gennaro, salutiamo. Ascolta. La roba del bagno era buona, era fine, però se sono voluto fino a qui è perché non mi basta, deve essere più forte. Me va a dare il nocere viato, devo vedere i pianeti. Voglio, sono contento che ti è piaciuta la mia polverina magica, però state accorto, questa è molto più potente. Ok. Fammi bene, voglio. Aspettiamo di rivederci. Ci si vede, Gennaro, ci si vede, tranquillo. Così, come ti senti?
Benone, non può andare meglio, tutto bene. Non direi tutto proprio. Tutto bene, alla grande. Non può andare meglio, alla grande. Non direi proprio. Godetevi la vita è bella. Dimmi, figliolo, come posso aiutarti? Va tutto bene, vai, vai, vai. Vai, vai a giocare. Come vuoi tu, figlio mio. Che Dio ti protegge e ti assista. Siamo nella macchinina, così ritorno a casa e la mammina non vede che sono uscito tutta la notte. Ma tu chi sei? Chi sei tu? Chi sei tu? Io sono l'angelo mandato da Gesù. Filippo, Filippo, Filippo caro, salvati fino a così in tempo. Ritorna dalla tua amata Paola e dalla tua amata mamma. Così facendo, non vedi le cose belle della vita. Aiutami, aiutami, angelo mio, aiutami! Aiutami, 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 aiutami. Mamma cara, buongiorno, io già sono bello profumato, è sabato. Ciao, ma! A te aspettavo! Mi mancano soldi dalla borsa! Ne sai nulla! E poi stasera, stanotte sei pure uscito! Soldi! Uscito, drogato! Ma che stai dicendo? Ma può essere mai! È sabato pure! Mi vado a divertire, poi una bella serata con gli amici! Per favore me ne vado! Ciao, ciao! Silvia, guardandoti mi fa pensare a Paola. C'è una bella somiglianza. Paola, io sono meglio di Paola. Ma se lo dici tu. Vieni, vieni. E questo chi è? Ma questo è chi? Questo proprio la siamo a parte! Ehi, 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 ehi,
Ecco perché non sto più con te. Tu non sei lucido. La droga ti ha mangiato il cervello. Ma io ti amo. Io ti amo. Vattene, sparisci. Ora. Nico, io non a caso ho scelto qua di venire lunedì, perché così la settimana la prima meno via. Tra l'altro qui addentro il studio di Picciolo Ferriano. Io so che tu sei un tipo accollativo. Amoniamoci. Amoniamoci. Vabbè, bravo, sei stato puntuale. Ti raccomando, dalle da zona, ma la cosa prende ci avvisi, eh? Tranquillo, non ti preoccupare. Ma le cose va detto io. Amore. Oh, Filippo! Ehi! Ciao ragazzi! Ciao Marco, ciao Paolo! E allora ragazzi, intanto mi dovete perdonare se sono venuto qui ora da voi e non mi sono fatto più sentire. Però è una situazione che mi sembra anche male a dirvelo. Sì, tranquillo. Non trovo nemmeno le parole. A tutto ci rimedio, se sei venuto sino a qui possiamo fare qualsiasi cosa. Vabbè, tranquillo, oggi ti godi questa bellissima giornata qua a Trapani. E poi io e Paolo abbiamo messo su un bel ristorante al porto di Trapani. E poi per oggi per te abbiamo riservato una bellissima sorpresa. Però comunque vorrei che tu mi spiegassi una cosa. Poco fa al telefono ti sentivo strano, c'è qualcosa che non va. Marco e Paolo, io sono dipendente dalla cocaina. Purtroppo ho iniziato scherzando, sapete com'è tra di noi ragazzi, da uno spinello. Così, in comitiva, come si fa di solito. E poi non si sa come sono andato a finire la cocaina, altro ora non ne posso fare più a meno. Anche Paola mi avvisava il bene. Ma io non l'ascoltavo completamente. Sono arrivato addirittura a rubare a mia madre, a rubare in una scuola di ballo. Non so nemmeno io quello che ho fatto prima, vedete? Non me ne rendo conto. E mi trovo in difficoltà, non so come me ne devo uscire, mi sento anche molto molto confusa e sto male, perché si vede, penso che sto male. Vabbè, tranquillo.
sai cosa bisogna fare in questi casi? Deve entrare in una comunità. Quello è l'unico rimedio. E poi dai, oggi è una bella giornata, dobbiamo divertirci e dobbiamo andare in ristorante. E poi tua madre come sta? Conoscendo di ciò. Mia madre secondo me ha capito da tempo. Sai com'è? Però quando una mamma vuole bene tanto un figlio, fidati che ciò che realmente magari è evidente fa finta di non vedere. Vabbè compa, dai Amoni, dobbiamo divertirci, dobbiamo andare al locale, va giusto bene, Paolo? Dai. Andiamo? Va andiamo, bene, dai, andiamo, dai ragazzi, andiamo, andiamo, dai. Allora, qui è il ristorante? Sì, qua. Carino, carino, sì. Carino, auguri, ragazzi, auguri. Allora, qui è questa ristorantina, auguri, auguri, bravi, 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 davvero. Filippo, se non ricordo male, tu ascoltavi sempre con tuo padre le canzoni di Domenico Modugno, vero? Sì, sì, ma cosa c'entra adesso? Ma... Diamo il benvenuto a Filippo e auguriamo un mondo di bene con La Lontananza! Mi interrotto da una sirena che correva lontano di sapore. Io ho paura per un secolo. Quando sento che sono solo, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me non poteva accadere nulla di nuovo nel nostro lasciarci. Allora, come ora? Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati. Invece, con un sorriso che ho comprato per la sorta strada, l'ho baciata come sempre, mentre dentro lo c'è. La lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli, ma accende per il grande. La lontananza, sai, è come il vento, che fa dimenticare. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo essere il mio forte, mi sono illuso di la lontananza, sai, come il vento,
Ciao mamma! Filippo, Filippo! Ciao bella, che si dice? Ciao ragazze! Che hai? Ti vedo sconvolto! No, niente, poi vi spiegherò successivamente, sono anche con mia mamma, tranquillo, un bacione, ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao! Ciao. Ma che bella notizia! Morale, vedi che bello! Sì, lo so! Niente, ma sapere se c'è una bella notizia, avevi trovato lavoro a Trapani con i tuoi ex compagni, dimmi tutto, dai. Ma io mi devo levare un nodo da qui, io sono avvocato, basta, te lo devo dire, domani mattina mi accompagno anche in comunità che ho preso appuntamento e così basta, te l'ho detto. Che stai dicendo? Stai scherzando? Ma perché? Io non ti capisco, Filippo, perché mi sto sentendo... Apprezza che te lo sto dicendo e domani mattina mi ci accompagni. Io voglio riniziare da zero. Apprezza. Io lo sapevo. Perché mi hai fatto questo? Perché? Apprezza questo. Perché? Andiamo, dai, andiamo. Tranquillo, andiamo, andiamo. Buongiorno, come posso essere utile? Buongiorno, desiderei parlare, che sono venuto per stare qui in comunità con la dottoressa Giardina e il dottor Navarra. Sì, attendo un attimo che le vado a chiamare. Ok, grazie, grazie. Lasciatemi, no, 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 calma, calma. No. Ma tu sei ancora sicuro di voler stare qui? Sì, non ho altra soluzione. Ma me le a chiamare, anzi un'ultima cosa, prima che li va a chiamare fai uscire a mia mamma. Sì. Li puoi andare a chiamare, attendo. Li vado a chiamare? Sì. Ciao, ti chiami Filippo, non è vero? Sì, piacere Filippo, la dottoressa Giardina. Sì, tranquillizzati Filippo, sono qui per aiutarti. Okay. Anzi, non mi considerare come una dottoressa, ma più come un'amica. Vieni con me. Guardati attorno, Filippo, non è una meraviglia. Siamo immersi nel verde. Non considerare questo come un centro terapeutico, ma è un luogo di incontro.
qua ci saranno i ragazzi pronti ad accoglierti. Sono ragazzi che avevano gli stessi tuoi problemi quando sono entrati in comunità e che adesso hanno intrapreso la direzione giusta. Parlare con loro... Io non so se ce la faccio. Parlare con loro è importante perché aumenta la speranza che anche tu puoi riuscirci. Poi la vita qui è scandita da piccole regole, perché sono fermamente convinta che attraverso semplici regole si può riscoprire il rispetto verso se stessi, verso gli altri, e cominciare a conoscere meglio, a conoscersi meglio. E attraverso una vita ordinata che puoi riuscire a percepire meglio il senso della realtà, ma soprattutto cominciare a vedere ciò che fino adesso non hai visto. Ma pensa, Filippo, ma non riesci a credere a un tempo diverso da quello presente? Non ci riesci. Guarda, voglio citarci una frase importante che racchiude tutto il senso di quello che voglio dirti. C'è sempre il cielo, c'è sempre una goccia di rugiada su una foglia illuminata dalla luce del mattino. Ti sembra una frase fatta? Con questo voglio dirti che c'è sempre un domani. E se questo domani sarà migliore, dipende solo e soltanto da te. Andiamo, Filippo, scrollati, dai una svolta alla tua vita. E adesso in questo percorso non sarai da solo. Ce la metterò tutta. C'è una persona in gamba. Ci provo. C'è una persona in gamba che voglio presentarti. Andiamo. Dottore Navarra? Ti presento il dottore Navarra. Filippo, ti lascio in buone mani. Ma tu sei Marco Pantani! Tu sei Marco Pantani! Lo sono stato, ma non ero un tossico. Volevano farmi sembrare. Non è stata la dipendenza la causa della mia morte. Vogliono farvelo credere. Convincermi. Ma dietro la mia fine c'è dell'altro. Interessi sportivi e non. Comunque non sono Marco Pantani, ma il dottor Navarro. E sono qui per aiutarla. Venga. Tu non sei Pantani! Non sei Pantani! Sono il dottor Navarro. E sono qui per aiutarla. Boh, vabbè, scusi, sì, diceva. Allora, una cosa fondamentale è essere sinceri con se stessi. Spesso noi conosciamo le cause dei nostri problemi, solo che le evitiamo, o meglio, non abbiamo il coraggio di affrontarle. Qualunque percorso o programma vogliamo intraprendere per raggiungere un obiettivo, nel suo caso, il superamento della dipendenza, è importante che la motivazione sia radicale e profonda. E purtroppo a volte c'è una intenzionalità non risolutiva, cioè non si è determinati a raggiungere l'obiettivo. Per darle una ulteriore spinta che la possa motivare ancora di più, provi a pensare a ciò che non si vede, ovvero a quello che non sta vivendo, a tutto quello che della vita si sta perdendo proprio a causa della sua dipendenza. La cui origine è da ricercare a livello educativo e ambientale. Conflittualità precoce, per esempio, il rapporto alle figure genitoriali e di riferimento in genere. Sono un insieme di cose. Trovare sostituti della figura paterna, perché la mente cerca sempre meccanismi e soluzioni compensatorie per ammortizzare situazioni traumatiche che possono verificarsi nel corso dell'esistenza. Questa sua dipendenza potrebbe essere stata originata da una carenza-assenza di relazione con la figura paterna. Quindi un ritrovato rapporto con il genitore potrebbe agevolare il raggiungimento dell'obiettivo, in quanto verrebbe meno il bisogno della dipendenza, cioè la necessità di dover colmare quel vuoto affettivo che fino ad ora lei ha riempito facendo uso di sostanze. D'accordo? È stato chiaro, grazie. Perfetto. Allora, da questo momento in poi lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per riflettere
Ok. E decidere se rimanere o meno in comunità. Vabbè, nel frattempo faccio un giro in comunità e mi tranquillizzo un pochettino. Okay? D'accordo, io la saluto. Ci vediamo più tardi, grazie. E torniamo. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Io ho un problema, sono nei guai. Siccome so che tu nel quartiere hai peggiori, a me mi servono soldi. E assai, mi puoi aiutare in qualche modo? Intanto, tranquillo. Dai che ci devi contare. Ci pensi? E allora, com'è finita? Com'è finita? È tutto a posto. È stato pomeriggio di oggi, per le 18:30, alla persona sul mare, ti aspetto un certo Don Vito. Lui sicuramente ti saprà aiutare. Grazie, vai, frate. Vai. Ti voglio vai. Bene, grazie, frate. Vai. Da Filippo, vedi? Sei Filippo? Sì. Filippo? Piacere, Don Vito. Mi sento male. Piacere. Ho saputo che ha problemi picci. Sì. Io questo problema te lo posso risolvere. Tu a chi è fatta? Sotto santuario di te. C'è un bel locale, chi sono a dare peggio? E te ci manda a te. Va bene, sarà fatto, Don Vito. Rosale, sì. Ma lei chi è? Che c'entra? Mia figlia. Piacere. Piacere, Felipe. Ti apporterà a casa. Ok, papà.
sa già tutte cose. Ti affido a mia figlia. Mamma mia, vabbè. Okay. Salutiamo, mamma. Vabbè. Salutiamo. Ok. Sai, eppure il contesto bello. Mi fa stare tranquilla, al sicuro. Rosalia, guarda, non ti nascondo che anch'io contesto bene. Nonostante tutti i problemi e le cose che ho per la testa. Ma mi spieghi perché chiede aiuto a mio padre? Cosa sta succedendo? Io vedo qualcosa che non va nei tuoi occhi. Guarda, di questo non mi va di parlarne. Non mi va assolutamente, cambiamo discorso. Ti volevo dire una cosa, guarda, la coincidenza vuole che a Patti, proprio dove stiamo andando, c'è un luogo favoloso, un luogo fantastico, che ci andavo quando ero piccolino con mio papà. In questo posto, io gli dicevo a mio padre, sai, quando sarai gli porterò una persona speciale. E oggi ti chiedo a te, vuoi venire in questo posto, ti va di venirci insieme a me? Filippo, come posso dirti di te? Sono una persona speciale. Ok, dai, ci porto. Dai. Quest'amore fa bruciare il mio cuore come tesoro dentro di me. Io non lo perderò. Paura non avrò. Con le tue attenzioni e le mie emozioni. Questo amore che devasta il mio cuore come sovrano dentro di me. Io non lo perderò. Rosalia, si è fatto tardi, andiamo, dai, andiamo a trovare a chi. Buongiorno. Non c'è l'acqua. Oggi fatti il segno della croce. Prepara tutto che oggi ti presento una persona. Vi ho detto che qui è il mio negozio, non ci dovete più venire. E io non pago nulla. Come dici tu? Ma che succede? Sono di nuovo qua, sono. No, tranquillo, tranquillo. Tutto a posto? Tutto a posto. Speriamo bene. Caro, piacere, Filippo. Che cosa vuoi? Oh, vi ricordo un po' di chiacchiere finito. Cerca di prendere i soldini. Collabora così con vita è felice. Facciamo una cosa. Qua è un negozio mio, io non voglio movimenti. Perché la gente guarda. Diamoci un appuntamento domani pomeriggio e ci vediamo tutte e due a quattro occhi. Facciamo una cosa, tagliamo i puanti romani e ci vediamo alle 18 in punta alla torre a Palermo. Sono serone di ferire romane. Va bene. Va bene. Ciao. 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 Ciao.
Non ci posso credere. Che ci fai qua? Quanto tempo è passato? Qui ci sono, io finito per colpa tua. Per colpa mia, perché? Perché mi sono messo in una brutta situazione, una questione da risolvere. E che devi fare? Sono un tossico. No! Sono un tossico. Perché mi ha abbandonato? Perché non mi ha cercato nei momenti più importanti della mia vita? Filippo, Filippo, papà. Tua mamma mi ha obbligato a non cercarti più. Filippo! Filippo! Lasciami sognare ciò che non si vede, non si può spiegare. Godetevi e rispettate la vita, profonda e immensa come le acque degli abissi. Non disprezzatela mai, poiché tutto quello che io ho visto e vissuto durante la mia esistenza non l'ho realmente visto con gli occhi dell'anima e del cuore, a causa dei miei errori. Dedicato con immenso amore alla mia famiglia che mi segue e sostiene in tutte le mie scelte e a tutti coloro che credono in me e nel mio percorso di vita non sempre facile. Ciò che non si vede. Stavolta un po' diverso, voglio essere l'opposto. Ho bisogno di mostrarti quel che provo. Se ogni notte mi risveglio sconvolto in questo letto, senti, questo mondo a volte mi sta stretto. Ho un universo di emozioni dentro al petto. Voglio togliere dagli occhi questo velo per vedere meglio ad occhi aperti questo cielo. Tu stammi più vicino se lo vuoi, che ho bisogno di due occhi blu cobalto come i tuoi. Ho voglia di gustare ancora pieno questa vita. Io non mi fermo, rimonto sta salita. Ecco, crederò in me stesso, cambierò aspetto. Imparo dal passato, sarò meno costretto. Vedo sta luce come un bagliore. Con queste mani costruirò qualcosa di migliore. Sceglierò una strada per ricominciare. Tornerò a volare, non farà più male. Lasciami sognare, ciò che non si vede non si può spiegare. Cambierò il destino e resterò a guardare, la mia nuova strada non sarà poi male. Lasciami sognare, ciò che non si vede non si può spiegare. Giurami che non sarò più solo, se riuscirò a spiccare ancora un altro volo. Prega per me, in queste notti di agonia, dammi una mano a ritrovare la mia via. Ho bisogno d'un posto diverso, un'altra stella in questo universo. Che questo mondo mi lascia assai perplesso. Chiudo le porte ad ogni mio complesso. Non voglio andare via da questa terra mia. Ti prego segui questa mia scia. Sono nato per restare in piedi. Io non mi arrendo, tengo duro come vedi. Sono alla fine di questa grande strada. Io starò meglio, vada come vada. Mi guardo attorno, sono più forte. Da oggi in poi ribalterò per sempre la mia sorte. Sceglierò una strada per ricominciare. Tornerò a volare, non farà più male. Lasciami sognare ciò che non si vede, non si può spiegare. Cambierò il destino e resterò a guardare. La mia nuova strada non sarà poi male. Lasciami sognare ciò che non si vede, non si può spiegare. Ricorda, la nostra esistenza è un dono imprescindibile. Viviamo per amare la vita ed amiamo inconsapevolmente per poterla vivere. Senza il bene restiamo solo rumore, senza il male diventiamo melodia. Tu lasciami sognare ciò che non si vede, non si può spiegare.